Carta della Terra, un documento UNESCO. Dopo il primo summit della Terra del 92 si sono riuniti i rappresentanti delle nazioni per stilare un documento per tutelare e salvaguardare Madre Terra. È un documento importante, purtroppo poco conosciuto, che tanti si sono impegnati in tutto il pianeta a sottoscrivere e a divulgare nel tempo. È giunto il momento, secondo noi, di tornare a parlare di Carta della Terra e di farlo con un impegno concreto. Quindi io personalmente ho già fatto la sottoscrizione come singolo individuo alla Carta della Terra e questo comporta semplicemente un impegno alla divulgazione di questo documento e successivamente anche la nostra associazione Risveglio ha fatto una sottoscrizione e si prodigherà a divulgare questo documento anche attraverso attività educative, anche negli ambiti scolastici, attraverso degli incontri, delle riunioni, perché è giunto il momento, secondo noi, di portare attenzione al nostro pianeta e di far rispettare quelli che sono già i documenti sottoscritti da tante associazioni, organizzazioni su tutto il pianeta stesso, perché è giunto il momento di creare un grande cambiamento che porti un risultato positivo su Madre Terra.